qua Deborah Picelli e oggi voglio iniziare questo video con una frase che è un vero e proprio presupposto, base per chi conosce un po' la PNL. Per chi non la conosce lo spiego brevemente. La frase è: la mappa non è il territorio. Che cosa vuol dire questa affermazione, questo presupposto che è così importante per chi vuole iniziare un percorso di crescita personale, di lavoro su di sé? Vuol dire che quello che tu puoi percepire, quello che tu puoi vedere, quello che tu puoi credere, potrebbe essere esattamente l'opposto di quello che pensano, credono e sentono e percepiscono altre persone. Vi faccio un esempio molto semplice. In Italia, ad esempio, se sei abbronzato, quindi se hai una carnagione scura, stai bene, fa figo, soprattutto d'estate si fa a gara a chi è più abbronzato, quindi essere abbronzato fa figo. In Thailandia, ad esempio, più sei bianco, più sei figo. I thailandesi cercano il più possibile di coprirsi e di non abbronzarsi, perché dalla loro mappa, dal loro punto di vista, si è più belli se si è bianchi. Questo è proprio un classico esempio della frase "la mappa non è il territorio". Se lo portiamo come in piccolo così in grande, lo portiamo in un qualcosa di più profondo, di più importante, potrai comprendere che quello che tu vedi, quello che tu percepisci, quello che tu senti, quello che tu credi, non è detto che sia reale per chi è intorno a te. Ok, è la tua mappa, ma non è detto che la tua mappa sia la stessa delle persone intorno a te, degli altri. Ok? Spesso possiamo sentire frasi come un "non capisco quella persona, io non avrei fatto così, io non mi sarei comportato così", nelle liti, all'interno delle relazioni, si sente spesso dire "io avrei fatto così" oppure "io questo l'avrei fatto". Ok? Nel momento in cui diciamo questo, in realtà stiamo leggendo l'evento, stiamo interpretando la situazione solo ed esclusivamente dalla nostra mappa e ci aspettiamo, quindi c'è un'aspettativa che porta inevitabilmente sofferenza, ci aspettiamo che l'altra persona sia come noi, reagisca come noi, si comporti come noi, ma l'altra persona non può essere come noi, comportarsi come noi e reagire come noi se ha una mappa differente. Un esempio proprio della frase "la mappa non è il territorio" che mi faceva sempre Daniele Penna, che è colui che mi ha insegnato la PNL, è l'esempio della cartina in una città. Cioè, se io ho una cartina dove nella mia mappa ci sono le fermate della metropolitana e tu hai una cartina della stessa città, ma nella tua mappa sono segnate le strade da percorrere in macchina, se io ti dirò dalla mia mappa "ci vediamo alla fermata del 17, alla terza fermata", e tu non conosci la città e hai una cartina dove ti viene segnata solo la strada ma non ti viene segnato niente dell'autobus, tu non capirai dove io sono. E se io continuo ad insistere, soffermandomi sulle fermate dell'autobus, tu non comprenderai la mia mappa. Che cosa dovrei fare per far sì che tu mi trovi in questo punto della città? Entrare nella tua mappa. E quindi capire qual è la tua mappa, che mappa tu hai. E nel momento in cui comprendo che la mappa che tu hai segna le strade, allora io mi guarderò intorno, troverò la via e ti dirò in che via mi trovo e tu mi troverai. Quindi ci sarà un incontro. Questo, metaforicamente, è esattamente quello che dovremmo fare con le persone nel momento in cui vogliamo capire l'altra persona, nel momento in cui vogliamo avere un dialogo, nel momento in cui vogliamo avere una relazione. Anche perché, se tu ci pensi, proprio facendo l'esempio della cartina, la mappa che io posso vedere in realtà non è reale.
E la mappa che tu puoi vedere in realtà non è reale. Di conseguenza, se io mi soffermo solo sulla mia mappa, rischio di non avere mai una vera visione di quella che è la realtà, di quello che è davvero il territorio. Non mi ci soffermo nemmeno, perché sono fermo nella mia mappa. E qui possiamo usarla come metafora, ad esempio, delle ferite emotive, delle nostre paure, dei nostri blocchi, dei nostri bisogni, delle nostre credenze e così via. Se io ho paura di essere abbandonata, ad esempio, dalla mia mappa percepirò intorno a me tutte le persone che in un modo o nell'altro mi abbandonano, anche se in realtà non è reale, anche se in realtà loro dalla loro mappa nemmeno lo vedono questo. Ma se io ho la mappa con scritto abbandono, nella mia mappa verranno la mia attenzione selettiva e la mia distorsione della realtà mi porterà a vedere abbandono da tutte le parti. E, se vogliamo vederla da un punto diverso, mi porterà ad attrarre abbandono da tutte le parti. Perché è un po' come se io guardo una mappa dando per scontato che c'è questo, ipotizziamo, abbandono, e di conseguenza continuo ad attrarlo. Quindi il consiglio che ti voglio dare in questo video è proprio il fa sì che questo presupposto, quindi questa frase, la mappa non è il territorio, diventi proprio un qualcosa di tuo. E nel momento in cui si innescano determinate dinamiche, avvengano determinate situazioni, nel momento in cui una persona si comporta in un modo dove tu non ti saresti assolutamente comportato così, ricordati questo. Ricordati che le persone non reagiscono in un modo diverso da te perché si stanno comportando male o perché reagiscono male o così via, ma semplicemente hanno una mappa diversa dalla tua. Facevo l'esempio proprio a una ragazza che seguo in coaching, dove lei è molto estroversa, pronta al dialogo, mentre lui è molto introverso e evita il dialogo. Quanto questa affermazione, la mappa non è il territorio, è importante, perché dalla sua mappa di lei il non parlare viene visto come un distacco, ma dalla mappa di lui il non parlare viene visto come un ascolto in se stesso, un ascolto su di sé, ad esempio. Quindi se noi la vediamo solo dalla nostra mappa, rischiamo di andare anche a compromettere una relazione semplicemente a causa di una nostra distorsione della realtà. Quindi anche nelle relazioni, soprattutto nelle relazioni, è molto importante ricordarci questo. Se l'altro si comporta in un altro modo, in un modo che noi non avremmo mai fatto, probabilmente è semplicemente perché ha una mappa diversa, ha delle dinamiche diverse, ha delle ferite diverse. Ok? Inizia a fare caso a tutto questo, lasciami un commento se ti fa piacere, se ti è piaciuto il video mettimi un like e condividilo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!